Ciao a tutti, oggi andremo, vi farò vedere la tecnica tunisina, l'uncinetto o il punto tunisino. È questa la maglia di base, ma oggi vedremo come si inizia. Vedete com'è diversa, com'è diverso il lavoro quando si inizia con la tecnica del punto tunisino. Allora, cominciamo dicendo che bisogna utilizzare un uncinetto lungo, più lungo di quello normale che noi utilizziamo. Ecco, questo è l'uncinetto normale, questo qua, e questo è l'uncinetto tunisino. Come vedete, è molto più lungo. E qui alla fine ha un fermamaglie, e questo fermamaglie serve perché quando utilizziamo questa tecnica bisogna tenere le maglie sull'uncinetto. Questa è la differenza di base principale tra l'uncinetto normale e quello tunisino. Non è esattamente un lavorare all'uncinetto, non è esattamente un lavorare a maglia. È una cosa che mischia un po' le due tecniche. Ovviamente, se volete fare pratica e se avete poche maglie, una decina, potete utilizzare l'uncinetto normale se siete capaci a tenere ferme le maglie e non farle cadere dall'uncinetto. Altrimenti, bisogna cercare se vi interessa. Non è sempre facile trovare questo tipo di uncinetto. Io l'ho ordinato dall'internet, l'ho cercato su internet, l'ho dovuto cercare su internet e trovarlo. Quindi adesso, allora, cominciamo facendo il cappietto iniziale, normalmente. Eccolo. E facciamo una catenella di base normalmente, come la facciamo normalmente. Io farò 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle, adesso comincio. Tenete presente che per ogni punto, per ogni maglia di questa tecnica, bisogna fare due righe, la riga di andata e la riga di ritorno. Adesso cominciamo con la riga di andata, che si fa inserendo l'uncinetto nella seconda catenella. Prendiamo il filo che sta dietro e lo teniamo sull'uncinetto. Procediamo così per ogni maglia, per ogni catenella. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo che sta dietro e teniamo la maglia sull'uncinetto. Ancora. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo la maglia e la teniamo sull'uncinetto. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo la maglia e la teniamo sull'uncinetto. Inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, prendiamo la maglia e la teniamo sull'uncinetto. Ancora nella maglia successiva,
inseriamo l'uncinetto, prendiamo la maglia, la teniamo sull'uncinetto. Come vedete, le maglie sull'uncinetto aumentano ancora. In quella successiva ancora prendiamo la maglia, e in quella successiva fino a finire le catenelle che abbiamo lavorato. Quindi questo è il giro di andata per l'inizio. Andremo a passi per capire meglio. Oggi vedremo come si avvia un lavoro. E qui successiva prendiamo, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, e qui in quella successiva inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, e in questa successiva inseriamo l'uncinetto e prendiamo il filo, e abbiamo le nostre maglie. 15 maglie, 15 catenelle, 15 maglie. Normalmente giriamo quando lavoriamo con l'uncinetto, normalmente giriamo. Adesso non lo facciamo questo, teniamo l'uncinetto normale, così come l'abbiamo, teniamo l'uncinetto come l'abbiamo, lo tenevamo all'inizio, così, per così. Adesso si lavora la riga di ritorno per completare la maglia. Quindi facciamo un gettato e lavoriamo la prima maglia da sola. Questo in alcuni schemi lo troverete scritto come fare una catenella, ma in realtà è questo: fare un gettato e lavorare una maglia, questa qui l'iniziale, la prima qua dalla fine, da sola. E da ora in poi andiamo a lavorare le maglie 2 a 2. Gettato, le due maglie successive, un gettato, le due maglie insieme, un gettato, le due maglie insieme, un gettato, le due maglie, scusate, fate attenzione a non perdere le maglie, un gettato e lavoriamo queste due maglie insieme, un gettato ancora e le due maglie successive insieme, eccole, un gettato e le due maglie successive ancora, un gettato e le due maglie successive ancora insieme, un gettato e le due maglie successive ancora, un gettato, due maglie insieme, lavoriamo, un gettato e le due maglie insieme, e ancora un gettato e le due maglie insieme, un gettato e le ultime due maglie insieme. Ed ecco, questo è l'inizio della nostra, del nostro lavoro con la tecnica tunisina. Poi si continua, e si continua lavorando in queste linee verticali che vedete qui, ma questo lo vedremo nel tutorial successivo, per non confondere un po' troppo le cose. Quindi ricordatevi solo che bisogna fare due righe per completare una maglia, la riga di andata e la riga di ritorno. Bisogna lavorare con questo uncinetto lungo che ha il ferma maglie, e bisogna tenere durante la riga di andata, bisogna tenere le maglie sull'uncinetto.
spero di esservi stata utile, di aver spiegato abbastanza bene. Fino alla prossima volta. Ciao.